Giovedì 27 novembre, Alberto Baldini in studio. Canberra arriva tra gli annunciati tagli al pubblico impiego il ridimensionamento del 5% dei finanziamenti per il broadcaster nazionale ABC. Un provvedimento che assicurerà un risparmio di circa 250 milioni complessivi distribuiti nei prossimi 5 anni. La stessa percentuale è stata applicata per SBS, la rete multiculturale. Suonano stridenti le lamentele dei vertici di ABC per un taglio di tale ridotta entità. Nel settore dell'informazione, i network privati quali 9, 7 e 10 da anni stanno ricorrendo a riassetti finanziari con opere di chirurgia ben più gravose. Nel settore della carta stampata i tagli sono stati ancora più drammatici, vedi il gruppo Fairfax. La commissione inquirente istituita dal governo ha trovato più di un'area in cui ABC spreca o, come minimo, non utilizza con efficienza il denaro del contribuente ed, in una gestione governativa che ha preso l'impegno di risanare i conti pubblici in rosso profondo dopo due amministrazioni Labour, era più che ovvio che ABC sarebbe stata chiamata a fare la sua parte. Rimane comunque controverso il provvedimento preso dopo che l'attuale primo ministro aveva, al di là di ogni possibile malinteso, promesso in campagna elettorale che non avrebbe tagliato il budget di ABC e di SBS. Tony Abbott. Everyone actually listened to what Joe Hockey has said last week and again this week. No cuts to education, no cuts to health, no change to pensions, no change to the GST and no cuts to the ABC or SBS. Un impegno elettorale, quello preso da Abbott nel 2013, che è andato disatteso. Un impegno che è stato riconsiderato nel momento in cui i conti pubblici hanno rivelato al nuovo governo la vera portata del deficit maturato dalla gestione precedente. Fatto sta che il pubblico ha condannato i tagli imposti ad ABC come una promessa tradita, con conseguente calo di consenso nei confronti del governo. Un paio di appunti. La strategia di comunicazione adottata da Tony Abbott, che ha tentato di esibirsi su decine di equilibrismi e di sofismi perdenti sul senso delle parole impiegate, non ha migliorato la sua immagine, anzi. Piuttosto, una ammissione franca con una spiegazione sui motivi che hanno portato al ripensamento sarebbe risultata comprensibile per parte dell'opinione pubblica, vale a dire quella parte non condizionata ideologicamente contro qualunque governo che non promuova la causa socialista. Un altro punto da evidenziare è la contromossa dei vertici di ABC, che stanno tagliando posti di lavoro, programmi e stazioni, soprattutto nelle aree rurali piuttosto che nelle città, Sydney e Melbourne su tutte. La scelta strategica della direzione di ABC è quella di privilegiare le aree metropolitane, fonti primarie, tra gli altri fattori, di quel particolare consenso ideologico che si riconosce nei contenuti, nella linea editoriale dettata dal 95% del personale giornalistico impiegato. Impiegato dove? In un servizio pubblico, che stando al proprio statuto dovrebbe essere di tutti, mai ABC, che dovrebbe attenersi all'imparzialità vera e propria anziché ricorrere allo spaccio di una neutralità di facciata, facciata dietro la quale prosperano le crociate ideologiche a senso unico della quasi totalità dei presentatori, dei registi, dei commentatori e, come potrebbe essere altrimenti, degli intrattenitori, the entertainers. Italia, le frecce tricolori sono da oltre 50 anni l'orgoglio dell'aviazione italiana. Dei piloti dotati di rara abilità e dalla disciplina d'acciaio perseguita al servizio del prestigio del paese, Patty Durat Cooper ha incontrato il tenente colonnello Ian Slangen, l'attuale comandante della pattuglia acrobatica. Buonasera ai telespettatori di Attitudine News, da Patty Durat Cooper e da Ian Slangen. Vogliamo dire che questo giovane comandante dal nome, che in realtà cos'è, olandese, di origine olandese, è italiano ed è il tenente colonnello che guida le nostre frecce tricolori. La mia prima domanda è: come sei arrivato con le frecce tricolori? Un bel percorso, se ci possiamo permettere di fare questa osservazione. Sì, è un percorso molto lungo che parte alle superiori quando
conosco il volo ed è amore per la vita, quindi decido di voler entrare, far parte dell'Accademia Aeronautica, riesco a superare tutte le prove, sono ammesso al primo anno di Accademia e dopo 4 anni e dopo aver conseguito il brevetto di pilota di aeroplano vado in America a prendere le ali come pilota militare. Da lì vengo assegnato a un reparto caccia con la precisione andamento, da cui siamo in Puglia, in provincia di Foggia, come pilota del precisissimo gruppo sui velivoli AMX, e nel 2004 faccio la selezione per entrare a far parte delle frecce tricolori. Da allora ho ricoperto diverse posizioni, prima come gregario, poi come capo formazione, e dal 2012 mi sono in comando. Senti, la domanda è diretta, noi lo sappiamo ed è per noi motivo di orgoglio che le frecce tricolori siano la migliore pattuglia acrobatica del mondo. Come si arriva ad un traguardo così importante? È oggettivo, questo, cioè, nessuno ce l'ha portato via. Sì, come si arriva a un traguardo così alto? Beh, innanzitutto, oltre alla passione ci vuole tantissimo impegno e determinazione, capire che bisogna avere costanza, che per puntare in alto bisogna anche superare dei piccoli fallimenti, piccoli o grandi che siano, bisogna sempre continuare determinati verso quello che è il nostro obiettivo. È anche una lezione di vita quella che tu ci stai dando. Senti Jan, forse tu non lo sai, ma se il nostro operatore curiosamente vuole riprendere, ecco qui. C'è anche un club delle frecce tricolori a Melbourne, Australia. Allora, mandiamo un messaggio ai nostri amici australiani che ci vedranno fra un po' sul web. Che cosa ti piacerebbe dire magari ad un italo australiano che sta guardando? Innanzitutto ringraziarli per il supporto che ci danno, io per 133 club frecce tricolori, quindi non soltanto in Italia, ma infatti anche molto lontani dal nostro paese, e l'augurio è quello di incontrarci presto, perché no, magari a una manifestazione, chissà che un giorno le frecce non possono solcare quei cieli, oppure più vicino, magari proprio in occasione del nostro anniversario del 2015, il 4 e 5 settembre, a Rivolto per i 55 anni di frecce tricolori. Sarebbe simpatico, ma se tu dovessi, in base alla tua conoscenza geografica dell'Australia, scegliere un posto dove esibirti con i tuoi 9 piloti, dove andresti in Australia? Bella domanda, inaspettata. Porterei tutti quanti i piloti, quindi i dieci piloti e direi che c'è l'imbarazzo della scelta, quindi ecco, magari più di una tappa, proprio perché stiamo parlando di un paese molto bello. Grazie ai telespettatori di Antipodi News, da Jan Slander e da Patrick Blanchetto. Arrivederci. Newcastle, New South Wales, si è tenuto tra lo scorso sabato 15 e domenica 23 l'Italian Film Festival. La manifestazione, giunta al suo quinto anno, devolverà gli incassi alla fondazione Motor Neurone Disease Australia. La malattia del motoneurone, un male senza rimedio, ha colpito Dino Cesta, che assieme ad Andrew Licata ed a Nick Moretti ha curato le 5 edizioni del festival. Cosa significa organizzare una rassegna di film italiani in una area in cui la presenza italiana non è mai stata significativa? Risponde Nick Moretti. Beh, c'è un'opportunità per fare un festival di film italiani, perché qui non c'era mai un festival di film italiani prima, e dall'occasione alla gente, non soltanto italiani ma anche australiani che amano tutte le cose italiane, per venire a vedere dei film italiani che loro piacciono, sono più veri di vita. I titoli sono scelti da io e il mio festival partner Dino Cesta. E noi guardiamo tutti i film e decidiamo quali saranno quelli più belli per vedere, anche per i motivi che questi film vincono dei premi su di altri festival, Cannes, quelli d'Italia, quelli di Europa. Allora, con i premi siamo abbastanza sicuri che sarà un film abbastanza bello. Beh, questo classico è un film americano, ma quest'anno quella di domenica sera è sempre un classico. L'altro anno era La Dolce Vita, quest'anno Roman Holiday, che io
pensavamo che la gente gli piacerebbe perché è un classico, Audrey Hepburn è una signora molto bella, Gregory Peck è piaciuto da tanta gente anche, allora abbiamo scelto Roman Holiday. Un mischio, ci stanno italiani, questo è il quinto anno, abbiamo visto sulla nostra esperienza che vengono australiani assai, anche gli italiani, ma c'è un mischio, non soltanto gli italiani, anche l'australiani, quasi di più australiani. Questo servizio dalla capitale del Hunter chiude questo numero di Antipodi News, appuntamento rinnovato per la prossima settimana.